Fiori bianchi, lacrime e dolore. Giorgio Ilorio si stringe attorno alle famiglie di Toni e Alessandro Daniele, i due cugini uniti nella vita così come nella morte, che li ha sorpresi ieri mattina all'alba mentre a bordo di una Seat Leon stavano rientrando a casa. Viaggiavano sulla statale 101 quando, per cause ancora in fase di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo che ha praticamente tagliato un curvone, finendo in una scarpata. Inutili, seppure tempestivi, i soccorsi. All'arrivo del 118 non c'era più nulla da fare. Un tappeto di gigli ha accolto l'arrivo delle salme nella chiesa Madonna della Merced a Giorgio Ilorio, dove questo pomeriggio saranno celebrati i funerali. Le loro famiglie, originarie del napoletano, si erano trasferite da tempo in provincia di Lecce. Per loro un dolore immenso, inconsolabile. Erano ragazzi pieni di vita, di una sensibilità fuori dal comune, amavano l'arte ed erano di sani principi. Questo il ricordo del loro parroco, Don Antonio Murrone. Erano ragazzi bravi, cioè tranquilli, poi amanti dell'arte, della bellezza, quindi Dio, la bellezza suprema. E io li incontravo spesso, 24enni ormai, no? Giovanotti che pensano alla vita, giustamente. E, però ti dico, a Pasqua, Venerdì Santo, sono entrati con le loro amiche, con i loro amici in chiesa, passavano, dove mi vedevano mi salutavano, questo a me basta. So, erano dei ragazzi comunque molto tranquilli. Oggi li voglio affidare al Dio dell'amore. E intanto, per ironia della sorte, sullo stesso tratto di strada, a 24 ore di distanza, si è verificato un altro incidente. Tre feriti, uno dei quali in prognosi riservata, questo è il bilancio registrato. Tre ragazzi, tutti di Brindisi, dai 26 ai 25 anni, viaggiavano a bordo di una Polo Volkswagen. Stavano rientrando in città dopo una serata trascorsa in un locale da ballo a Maglie. Il conducente del mezzo, Massimiliano Protopapa, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Lui è rimasto illeso, ma ad avere la peggio è stato Marco Bungaro, 26enne, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Vito Fazzi di Lecce. Il terzo passeggero, Alessandro Silvestri, ne avrà per 5 giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e, per i rilievi del caso, gli agenti della stradale.